La parola storia nasce dal greco antico historia, che significa ispezione, ricerca e conoscenza. È la disciplina che si occupa dello studio del passato tramite l'uso di fonti, cioè documenti, testimonianze e racconti che possano trasmettere il sapere. Più precisamente, la storia è la ricerca sui fatti del passato e il tentativo di raccontarli in quanto considerati di importanza per la specie umana. Per orientarci meglio nella storia, viene utilizzata la linea del tempo. In questa linea immaginaria possiamo distendere tutto il tempo della storia. Per non perderci nella linea, troviamo come riferimento l'anno zero, che coincide con la nascita di Cristo. Per questo motivo, tutti i fatti accaduti prima avranno la data seguita dalla sigla AC, avanti Cristo, e in tutto quello che è accaduto dopo troveremo DC, dopo Cristo. In più, dall'anno zero in avanti, potremo trovare gli anni raggruppati di cento in cento, ovvero in secoli. In questo modo, il periodo che parte dall'anno 0 fino all'anno 100 si chiamerà primo secolo, dal 101 al 200 secondo secolo e così via fino ad oggi, che viviamo nel 21esimo secolo. Un piccolo trucco. Per non sbagliare e per capire in che secolo è una data particolare, bisogna aggiungere 1 alle prime due cifre del numero. Ad esempio, 1980, aggiungiamo 1 al 19, 19 più 1 uguale 20 e scopriamo che quell'anno fa parte del 20esimo secolo. Posizionata la storia sulla linea del tempo, noi possiamo dividerla in tre segmenti: storia della Terra, preistoria dell'uomo, storia civile dell'uomo. La storia della Terra parte dal Big Bang, quando nasce il nostro pianeta, e arriva fino alla comparsa delle prime forme di uomini, i primitivi. Ma prima che questo accada passano milioni e milioni di anni. Infatti, se noi guardiamo la linea, ci accorgeremo che l'uomo popola la Terra da un tempo brevissimo rispetto alla vera età del nostro pianeta. In ogni caso, circa 2,5 milioni di anni fa appare la prima forma d'uomo ed è inizio quel periodo che noi chiamiamo preistoria. La preistoria si divide in altri tre sottoperiodi: Paleolitico, Mesolitico e Neolitico, e finisce nel 3500 a.C. Questo segna indicativamente l'invenzione della scrittura e quindi la fine della preistoria e l'inizio della storia. La storia dell'uomo è il periodo di tempo più breve dei tre, ma tuttavia è il più importante perché tratta delle più importanti civiltà e popoli della storia. Anche qui troviamo diversi sottoperiodi: la storia antica, la storia medievale, la storia moderna e infine la storia contemporanea, che arriva fino ai giorni nostri.